qui oggi con 70 istruttori ed allievi istruttori per un aggiornamento tecnico della Federazione Italiana Attività Sportiva. È implicito l'importanza degli aggiornamenti. Oggi in prevalenza abbiamo parlato di apnea, abbiamo parlato di tecniche dell'apnea, abbiamo visto alcuni fenomeni importanti che ci sono stati evidenziati dai migliori professionisti del settore. Parleremo di tutta una serie di aggiornamenti che ci sono sull'edema polmonare dell'apneista, una patologia che in passato ha colpito veramente molti di noi praticanti e che oggi riusciamo sinceramente a controllare un pochino meglio proprio grazie alle nuove acquisizioni scientifiche che abbiamo avuto negli ultimi 5-10 anni. Un altro aspetto che tratteremo è invece il Taravana, sul quale abbiamo ancora moltissimi dubbi, ma sul quale abbiamo dei dati scientifici nuovissimi. Piccolo accenno anche sulla perdita di coscienza dell'apnea, che ormai è ben nota, ma soprattutto punteremo l'attenzione su due aspetti. Intanto il metodo scientifico, cioè come fare per essere sicuri quando possibile che i nostri dati abbiano effettivamente una valenza scientifica importante. E un altro aspetto che sta emergendo adesso, sempre più importante, è che per molti anni anche noi abbiamo cercato di studiare prima e dopo l'atto dell'apnea o anche dell'immersione con scuba, ma stiamo scoprendo sempre di più che se vogliamo avere risposte veramente importanti dobbiamo studiare proprio quel momento laggiù, dobbiamo andare laggiù e fare test sott'acqua. Quello che succede all'apneista che si immerge è una serie di fenomeni che ancora non conosciamo bene. Conoscerli a fondo ci darà le risposte alle domande principali, cioè cosa succede, come dobbiamo comportarci, come dobbiamo prevenire questa cosa, quali sono i particolari relativi alla nostra nutrizione. Stiamo facendo piccoli passi, ma li stiamo facendo in direzioni abbastanza nette e precise, e quello che facciamo oggi è provare a fare una specie di sintesi di tutto quello che sappiamo ad oggi per trarre qualche utile notizia a riguardo. Per quanto riguarda la pinneggiata e le pinne, dell'evoluzione che c'è stata nell'ultimo periodo e delle tecniche che possiamo adoperare per migliorare le nostre prestazioni e anche nell'insegnamento per quanto riguarda i suggerimenti da dare agli allievi. Ritengo fondamentale incontrarsi ed organizzare questo genere di eventi. Il Centro Tecnico Nazionale lavora per questo. Pensiamo di avere e di essere in tutti i settori della subacquea presenti, non pretendiamo di essere i migliori, ma anche se ci sentiamo di esserlo, ed appunto per questo organizziamo questo genere di eventi con personaggi di spicco preparati per quelli che sono i vari settori che la FIAS va a contemplare.